Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial su audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di alcune delle richieste da parte degli utenti del forum di Studio One riguardo all'utilizzo del compressore e dell'equalizzatore e in quale sequenza, ossia prima l'equalizzatore o prima il compressore. Prendiamo in esame la traccia di batteria all'interno di questo arrangiamento di Gianfranco Mauto ed apriamo il nostro FET Channel. Come vediamo, il FET Channel può essere utilizzato in diverse funzioni, quindi attraverso il gate, il compressore e l'equalizzatore ed il limiter, come abbiamo già visto in un tutorial dedicato proprio al FET Channel XT. Nel nostro caso potremmo utilizzare ad esempio una compressione in stile SSL sulla batteria, quindi oltre alla possibilità di usare il compressore contenuto all'interno del FET Channel, possiamo scegliere uno di quelli creati da Presonus nel pacchetto aggiuntivo, in questo caso il Britcomp. Meno la cassa. Volendo aggiungiamo un po' di corpo. E un po' di alte magari sui Charleston. Allora, in questo caso abbiamo scelto prima il compressore e poi l'equalizzatore. Perché? Questa poi non è una regola base, però normalmente è quella che applica. Ossia, se la traccia di batteria in questo caso suona abbastanza bene, quindi non sento la necessità di cambiare il timbro della batteria a priori, quindi correggere il sound della batteria, inizio nella catena applicando un compressore. Dopodiché correggo un po' il tono del risultato compresso, in questo caso appunto la parte medio-alta, come abbiamo visto dal key filter, e quindi ho necessità poi magari con l'equalizzatore di riguadagnare un po' di alte rispetto alla cassa. Ma nel caso in cui la batteria avesse bisogno di una correzione preventiva, attraverso il pulsante di swapping posso mettere l'equalizzatore nella catena prima del compressore. Sentiamo il risultato. Diminuisce l'aria, diminuisce quindi la presenza della batteria. Quindi la mia scelta di inserire prima il compressore è più oculata. Questo in qualunque tipo di plugin che utilizza appunto un compressore ed un equalizzatore. Lo stesso può accadere anche nella catena stessa, quindi inserire un compressore ed un equalizzatore nella diversa sequenza. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di supportare anche il mio canale Patreon per la realizzazione di questi video gratuiti. Nel canale Patreon troverete poi altri contenuti esclusivi per i miei Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!